La tomba è al centro, appena discosta dalle altre 12 che l'affiancano, a destra e a sinistra, 6 e 6. 13 tombe in orizzontale, un'ultima cena africana. Congo la raggiunge a passi veloci, si sdraia sopra, la schiena contro la lastra di pietra. Respira a fondo, allarga le braccia, riapre gli occhi, guarda il cielo. Come sto bene qui. Ecco mio padre. C'è un guscio d'uovo rotto accanto ad una di quelle tombe. Sembra un'immondizia, una profanazione del luogo, un'ingiuria ai morti. Mi chino per accoglierlo e allontanarlo. Ma Congo mi ferma, alzando la voce. Lascialo dov'è? È pieno di formiche. È un uovo d'anatra. Il guscio di un uovo racchiude la vita. Nuova vita per chi è morto, nuova vita per chi vive. Le formiche vanno e vengono da un mondo all'altro. Rimaniamo qui. Ancora 5 minuti. Non si entra nel cimitero di Ouagadougou. Non ha un cancello. Ci si trova dentro. Una terra nera, una collina lieve che si innalza a pochi metri di distanza da uno dei mercati della capitale del Burkina Faso. Arrivano qui montagne di abiti inviati dalle organizzazioni umanitarie in dono alle popolazioni africane. Abiti ripuliti,
ben conservati, intercettati, ricomprati e rivenduti per la metamorfosi di anonimi gesti di carità in un affare. L'aiuto serve soltanto se aiuta a uccidere l'aiuto. Diceva Thomas Sankara, il primo presidente del Burkina Faso, il militare politico che riuscì a dare un'identità e un nome a questa nazione fino ad allora chiamata dai francesi Alto Volta, niente più che un'indicazione geografica. Noi invece, Burkina Faso, il paese degli uomini integri. Prima che lui potesse uccidere gli aiuti, quando aveva 38 anni, uccisero lui e 12 sue guardie del corpo. Era la notte del 15 ottobre 1987. Subito dopo l'agguato, i 13 morti sono stati sepolti in questo cimitero, uno accanto all'altro. Sono passati 30 anni dal tempo di quel delitto politico, mai risolto, mai rimosso. Uccisi, però sepolti, eliminati, ma non dispersi, non condannati all'oblio, se una memoria di loro è ancora possibile, visibile. Le tombe sono qui di sicuro, i corpi chissà, perché erano carne spappolata dalle raffiche di mitra sparate a distanza corta. E chiunque, vedendo quei corpi, avrebbe capito che la morte non era stata naturale. Scavare e verificare, però, è proibito. Ma la memoria e i miti non hanno alcun bisogno di corpi. Congo viene spesso in questo cimitero perché Mon Capitaine ci ha insegnato la dimensione morale che anche noi, i più poveri del mondo, avevamo una dimensione morale. No.
Aspettavo senza fretta che Congo si rialzasse da quella tomba, per lui il più comodo dei divani. Mi ero scostato dall'uovo nel timore di calpestarlo e adesso stavo seduto anch'io, ma non sopra una tomba. Non ci sono altri posti dove Congo si senta meglio. Era un figlio della rivoluzione, un adolescente che credeva alle utopie quando Sankara fu assassinato. E sopra questa tomba lui viene ancora a colmarsi di speranza. Ha respirato a fondo. Si è alzato. Ora sta guardando il sepolcro dall'alto. Adieu, mon capitaine. Lo ha visto da vicino una volta soltanto, a Cuba, da ragazzo. Era stato mandato a studiare a La Habana e Sankara, durante una visita di Stato, andò a salutare quella classe dove molti erano i ragazzi burkinabè, scelti tra chi aveva il migliore profitto scolastico. Anche in quella occasione, come un Che Guevara africano, il presidente concluse il discorso con il suo motto: la patria o la morte, la dignità o la morte. Ma può esistere un Abele senza Caino? Il giorno in cui sentirete dire che il capitano Blaise Compaoré prepara un colpo di Stato contro di me, non datevi la pena di avvisarmi, perché ormai sarà troppo tardi. Sapeva, perfino desiderava questa fine, che l'avrebbe trasformato da uomo politico in martire, in mito, in un Abele ucciso dal fratello, come era il suo successore da allora e ancora. E ancora e ancora per 27 ininterrotti anni, presidente del Burkina Faso, Blaise e Thomas. Thomas e Blaise, che avevano diviso ogni cosa, tranne il comando. Thank you.
Non morirò come lui, dice ora Congo. Si alza. Controlla che io abbia lasciato l'uovo d'anatra col guscio rotto esattamente dove l'avevo trovato. Che le formiche continuino a collegare il mondo visibile e quell'altro che ci attende. Nella regione dove vivono i polò ci sono due tipi di serpenti, la vipera e il boa. La vipera la uccidono, il boa no, è troppo forte. Se torni a casa tua e dentro trovi un boa, devi fare due cose. Prima, andare dallo sciamano e chiedere che compia un sacrificio per capire perché è venuto proprio da te. Poi devi aspettare che il boa esca. Di solito esce, con calma, ma esce. Ma perché deve venire proprio da me? Magari per avvisarti di un pericolo, proprio a casa tua, dove tu pensi che non ci siano pericoli, dove tu pensi di conoscere tutto, di controllare tutti. E invece arriva il boa che non ti morde, ma ti stringe, ti stritola, ti soffoca, lentamente, certamente. Entri, vedi il boa e lo ringrazi di essere venuto ad avvisarti. Poi aspetti. Il boa non è come la vipera. La vipera si infuria e morde, ti colpisce improvvisa e così tu la vedi e dopo la uccidi. Se mon capitaine avesse trovato il boa a casa sua, avrebbe capito. Lui era nato in una famiglia cattolica, ma avrebbe capito, perché prima di essere cattolici o musulmani, noi siamo animisti. Ma tu non ci credi, tu non credi a niente. Tu vedi un boa, e se hai un fucile spari, e poi dici a tutti che l'hai ucciso, e non capisci perché è venuto proprio da te. Guarda se c'è un boa in casa, prima di sdraiarti. Ora Congo mi indica un uomo seduto non lontano da me, magro, le braccia lunghe. È solo e ci avviciniamo. Congo mi presenta, lo chiama Boss. Ci sentiamo anche noi e senza rivolgermi lo sguardo. Il Boss inizia a parlare. Tu sei quello che calpesta l'uovo e non vede le cose dietro le cose. Voltati dietro di te e dimmi che cosa vedi. Guardo le mie spalle e in fondo alla piazza vedo addensarsi un vortice d'aria e di polvere. Il vento spinge rapidamente il vortice verso il gruppo di case all'altra estremità di quella larga spianata. È una piccola tromba d'aria, rispondo. Ma non c'è vento adesso. Faranno almeno 35 gradi. Sono le 6 del pomeriggio. Nessuna nuvola in cielo. E senza vento le trombe d'aria non si formano. Questa piazza è molto grande. Vedi qualche cos'altro che si muove spinto dal vento? Non si sta muovendo niente. E allora, che cosa ho visto? Hai visto della polvere spinta dal vento, ma non era una tromba d'aria. Era una persona che si spostava, aveva fretta e ha fatto volare la sua anima perché arrivasse prima di lui. In quel vortice d'aria tu hai visto spostarsi la sua anima. Adesso non la vedi più,
perché è già lontana. E lui dov'è? Dov'è il corpo che ha mandato avanti la propria anima, come dici tu? Quella persona, dov'è? E dove sta andando? Poi, se vuoi, la cerchiamo. Andiamo a casa sua. E se non la troviamo, chiediamo dove è andato, perché aveva tutta quella fretta. Ma forse non avrà voglia di dircelo. Guardo in direzione del vortice d'aria che prima avevo visto così nitidamente, poi verso tutti i lati della piazza, poi di nuovo il boss. Come ti senti il cuore adesso? Leggero o pesante? Mi chiede il boss. Se morissi adesso, potresti sperare di passare il varco di Osiride. Arrivi e il Dio ti aspetta con una bilancia. Su un piatto c'è una piuma, sull'altro metterà il tuo cuore. Se i due piatti resteranno in equilibrio, se quello dove c'è il tuo cuore non precipiterà in basso, vuol dire che il tuo cuore è leggero come quella piuma. Allora potrai passare il varco, venire accolto. Mi volto ancora. Non vedo più né vortici né polvere. E l'aria è immobile. Riguardo il boss, che guarda sempre davanti a sé, ma ora silenziosamente. Mi sorride. Stai bene qui? Mi domanda. Cerco Congo, ma è sparito. È riuscito ad andare via senza che lo vedessi. Portarmi lì è stato il suo modo di salutarmi. Sulla sedia ha lasciato un libro per me, Gli anni di Thomas Sankara. Guardo il boss e gli chiedo, adesso che ho il cuore leggero, mi porti da qualche parte a ballare? Addis Abeba, 29 luglio 1987. Discorso di Thomas Sankara all'Assemblea dell'Organizzazione per l'Unità Africana. Quelli che ci hanno prestato denaro sono gli stessi che ci avevano colonizzato. Sono gli stessi che erano padroni dei nostri stati e delle nostre economie. Sono i colonizzatori che hanno indebitato l'Africa. Noi non c'entriamo nulla con questo debito. Quando diciamo che il debito non sarà pagato, non vuol dire che siamo contro la morale, la dignità, il rispetto della parola. Noi pensiamo di non avere la stessa morale degli altri. Tra il ricco e il povero non c'è la stessa morale. La Bibbia e il Corano non possono servire nello stesso modo chi sfrutta e chi è sfruttato. Ci devono essere due edizioni della Bibbia e due del Corano. Non possiamo accettare che ci parlino di dignità. Noi dobbiamo riconoscere che oggi i più grandi ladri sono i più ricchi. La nostra miseria non è la nostra condizione naturale. La nostra rivoluzione abbraccia le sfortune di tutti i popoli, la dignità o la morte. Se mi lascerete solo, questo sarà il mio ultimo discorso. Oggi non è più possibile
rendere omaggio alla sua tomba. Non c'è più. Dove prima c'era la tomba, c'è soltanto una buca e attorno un recinto che non si può oltrepassare. Chi ha ucciso il presidente Sankara? Quanti colpi sono stati sparati? Da quali armi? Le stesse che aveva in dotazione l'esercito? Bisogna controllare, bisogna verificare. Se ci sono 13 tombe, qualcuno deve aver scavato le fosse, sono passati 30 anni, ma qualcuno di quelli che hanno scavato le fosse sarà ancora vivo. Bisogna cercarlo perché ci racconti come veramente sono andate le cose. Abbiamo bisogno di testimoni oculari. Bukhari Kabore, cercate Bukhari, lui c'era. Abbiamo finalmente ritrovato la speranza di conoscere la verità. La verità. I miti non hanno alcun bisogno di verità. Oggi Congo ha fretta. È tempo di Ramadan e lui ha promesso di portare delle zollette di zucchero al suo vecchio padre per nutrirlo durante il giorno. Sulla strada per raggiungere il villaggio dove abita suo padre, ci fermiamo a mangiare. Non c'è molta scelta. Ordino due uova e delle patate fritte. Il cuoco butta i gusci per terra, nell'angolo della spazzatura. Congo non mangia, rispetta il Ramadan. Fra poco il sole inizierà a tramontare e noi siamo in ritardo. Siamo sempre in ritardo. Quando il sole tramonta, è l'uomo che si allontana dalla luce.